Kevin, alla fine si va a casa con 0 punti in una partita dove comunque siete riusciti a non consentire al Torino, diciamo, di creare tantissimo. Alla fine però ha deciso un episodio, il rigore trasformato da Belotti. Sì, io più che tantissimo direi proprio niente, siamo stati bravi, atteggiamento giusto, maturi, purtroppo il calcio è anche questo, è fatto di episodi e stasera ci ha detto male. Ecco, adesso sfuggita questa occasione, diciamo ci sono ancora 3 sfide che fanno parte un poco di questo miniciclo dove ci si aspetta che la squadra possa prendere quei punti per arrivare, come dicevi anche tu in precedenti interviste, il più presto possibile a quota 40. Adesso quindi mi aspetto una nuova settimana di lavoro, cercare di archiviare questo passo falso, guardare avanti, insomma. Sì, diciamo che noi abbiamo un atteggiamento molto costante, sia quando ci sono stati momenti difficili che quando abbiamo avuto momenti positivi. Noi siamo un gruppo che lavora tanto e questo ce lo ritroviamo. Non ci cambierà una sconfitta 2 o 3, perché noi abbiamo fatto un percorso di crescita che ha portato dei bei risultati e adesso starà a noi dimostrare nelle prossime partite, ma anche quelle dopo, una partita vale l'altra ad oggi per poter vincere e fare punti. Si è sentita secondo te in questo caso l'assenza di Ibrahim Noitink, che 3 giorni fa ha avuto quel risentimento, anche se poi comunque il rientro di Samir vi ha dato una grossa mano? Sì, appunto, lo dici anche te, diciamo che Bram è sicuramente uno dei punti saldi della nostra squadra, però Samir non è da meno, lo ha dimostrato e siamo fortunati di avere una rosa competitiva che comunque ci permette di sopperire alle assenze.